faccia più attenzione, no? Ha visto qualcuno che mi stava cercando? Sa, un signore alto con la barba e porta un berretto. Un berretto rosso con degli auricolari ficcati nella testa. Sai, non so neanche bene dove gli arrivino questi auricolari. Non l'ha visto. Se lo vede, per favore, gli dice di aspettarmi. Non pensi male di me, eh? È mio marito. Oddio, mi scusi tanto per tutto questo bla bla bla. E il fatto è che quando io incontro qualcuno proprio non resisto, attacco bottone e non la finisco più. Lei deve essere il nuovo vicino, eh. Piacere, Sabrina. Manolo. E come si trova nell'appartamento di Ulisse? Sì. Lei si sta prendendo cura, oh mi scusi, dell'appartamento di Ulisse, così? Sì. E le piace qui il palazzo? Sì, sì, non è male, anche se di certo non è il luogo dei miei sogni. Sa, io vivo proprio di fronte a lei, al numero 30. Oh. E qual è il luogo dei suoi sogni? Col suo permesso io... Lo sa, io e Ulisse eravamo molto molto amici. Ho detto eravamo, come se fosse morto. Oddio, se mi sentisse. Sa, questo edificio è molto tranquillo. Troppo tranquillo. Possono passare mesi senza vedere la faccia di un vicino. Lei può anche morire oggi stesso. Nessuno se ne accorgerà. Che passi una buona notte. Del palazzo e la vedo attraverso la finestra quando esce sul balcone. Ma secondo lei, se un vecchio ti dice fammi le striptease, voglio le striptease, dico ma questo vecchio non dovrebbe pagare un po' di più di un dollaro? Oltre al fatto di dover scrivere striptease finché non impara a pronunciarlo come si deve. Mi ha toccato con la stessa mano con cui tira fuori la sua dentiera dal bicchiere d'acqua, ma che... Ma dico, ma non è troppo per un dollaro? Evidentemente no. Perché incredibilmente tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere felici è un dollaro. Poi figurati, te lo può mandare un parente dall'estero, te lo può dare un vecchio bavoso per farti tirare il vestito fin qui, ma è sempre un dollaro. E con un dollaro ci compri tutto quello che ti serve per essere felice. E allora gli ho detto, afferrati bene vecchio, perché adesso io per un dollaro porto fin sulla luna. E lui dopo, puh, è caduto addormentato. E io ho preso i miei soldi e me ne sono andata. Certo, avrei potuto andare a fare, non so, una passeggiata. Io ormai non so neanche più passeggiare. E allora me ne sono andata all'ospizio per anziani. Dici, certo, non è il luogo migliore del mondo, ma nemmeno il peggiore. La mattina c'è un orario in cui ti lasciano prendere il sole. Preparano forni e vasali con il frullatore. Boh. E se voglio portare il mio padre all'ospizio, gli devo fare avere due lenzuole, un cucchiaio, una caraffa piccolina d'alluminio, un sapone. E sopra ogni altra cosa gli devo fare il racconto per intero di tutte le difficoltà che tutti i giorni io devo affrontare per riuscire a guadagnare un dollaro. E insomma gli devo fare il racconto della mia vita dalla A alla Z. E poi... Mio padre e io, siamo lui e io da 10 anni con una cicatrice di parto cesareo, mio padre da 10 anni con i polmoni neri. E non c'è nessuno da aspettare, nessuno su cui farci illusioni. Saranno pure requisiti sufficienti, no? Per far accettare un padre all'ospizio. Attraverso la serratura della porta. Quando sento il rumore dei suoi tacchi nel corridoio, so che sono le 5 del pomeriggio. E avvisami quando vuoi sputare, no? E quando devi urinare, avvisami che ti metto il pappagallo. Santo Dio, ragazzo, tu mi devi avvisare, perché il sangue se no non se ne va nemmeno con il cloro. Attraverso la finestra vedo tutto quello che fa. E poi chiunque ti vede così, mezzo morto, si crede che il vecchietto non capisce niente. Invece, a te urinare nel pappagallo non ti piace, però spettacolare lo adori. E non mi guardare così, a me i fatti della gente non mi interessano. Io non lo conosco. Ma non ci conosciamo.
E non mi importa niente se è un amico di Ulisse. Ascolto le bestialità. Ho il marito di Ulisse. Stupidaggini, che dice? L'unica cosa che so è che tutti i giorni alle 5 del pomeriggio esce e torna tardissimo. Tardi. Oh, senti, se vuoi sapere di più, guarda, gattona, trascinati fino all'alba, mandaglielo tu stesso. Ma certo, è chiaro, se vuoi non buttarlo fuori dall'appartamento, io dirò che è un amico di Ulisse, no? A te. Ma stai tranquillo, ma chi vuoi che venga a fare domande a te? L'ho vista piangere, stendere i panni macchiati sul balcone, aspettare suo marito che non arriva mai. Ogni giorno esce sul balcone con il pretesto di stendere un lenzuolo e ne approfitta per spiare in casa mia. Ogni giorno, tutti i giorni, tu ti pisci addosso nel letto. E avrà guardato leggere non so quanti libri. Come se la ride mentre io preparo le mie lezioni a voce alta. Viene a piangere qui, in questo corridoio, piange, quasi tutte le notti. È come un animaluccio pieno di abitudini. Ma che hai vomitato? Ma che, mo ti metti pure a vomitare per terra? Ma che è tutta sta sabbiolina sparsa per terra? Ma non voglio darle confidenze. Ma sembrano palline. Alla gente non bisogna dare confidenze. Piccoli chicchi. Nessuna confidenza, per evitare domande. Ma sono chicchi di fagiolo. A qualcuno si deve essere rotto un sacco di fagioli nel corridoio. La gente parla sempre a vanvera. Tu stai fermo nel letto e non ti muovere. Io vado a pulire un disastro nel corridoio. Se io non la sognassi. Soltanto per darmi una delusione.
la sua taglia. Le sta largo sui fianchi. Fatto sulle misure esatte di Naomi Campbell, secondo i dati Vanity. Ma io sono contenta di non avere la stessa taglia di Naomi, né la vita di Naomi, né il sorriso radioso da radiosa idiota. Oggi non le darò buonanotte. Come dice lei, addio. E che possa passare una bruttissima notte. Voglia il Dio che le si blocchi la chiave della serratura della porta, che inciampi nel sofà della sala e che si rompa il dito piccolo del piede, che apra il frigorifero e le sembri una pista da ballo. O meglio ancora, che incontri un porco, convertito in pilotetta alimentare per opera di magia, che dalla sua doccia non ne scappa, che il suo gabinetto si ottruri e le cada sul vestito tutta la merda di questo palazzo. Io le auguro che in televisione parlino soltanto di politica, che suo cane pisci sul letto, che suo padre riempia le lenzuola di spurghi, che il vecchio infermo possa durare ancora 120 anni e che non termini mai il lavaggio delle lenzuola, che passino giorni e giorni e mai nessuno venga a farle visita, che il suo telefono non squilli mai più, che metta la sua testa sul cuscino e che passi una buona notte. Questo edificio è molto tranquillo, è troppo tranquillo. Possono passare mesi senza che lei veda la faccia di un vicino. Lei potrebbe anche morire oggi stesso. Nessuno se ne accorgerà. Che passi una buona notte. Nessuno con berretto auricolare. Scordatelo. Sai, sono passati ormai 4 anni da quando mi lasciò un biglietto. Amore mio, torno subito, amore. Vado un momentino, un istante a comprare il pane. Secondo Ulisse l'unica cosa di cui mio marito aveva veramente bisogno era una gran barra di pane. Comunque non la voglio martellare con questa storia, lei piuttosto sta sempre a leggere, Lo sa che anch'io leggevo molto, moltissimo. Sì, sì, Il lupo della steppa, Il maestro e Margherita, Il grande Gatsby, Madame Bovary, Le Candide di Voltaire, Delitto e castigo. Lei non ha la faccia di chi ha letto tutto ciò. Ah no, Certo che no. E che faccia ho? Vuole che glielo dica. Che faccia ho? Di una che si è spezzata le reni a lavare troppe lenzuola. Vabbè, certo, anche questo. Anzi, ultimamente solo questo. E come si chiama il gatto di... Behemoth?
E la signora Bovary? Ah, ma allora veramente lei non mi crede, eh? Emma, si chiama Emma ed è molto annoiata. Qualcosa di filosofia. Vabbè, non sono un animale, ma nemmeno il superuomo. Sa, io faccio parte di quelle immondizie che stanno in mezzo. L'immondizia comune, quella che sta tra l'animaletto e il superuomo. Il sangue, Manolo, non se ne va nemmeno con il cloro. Oh! Heute ist Montag. Oh, nice to meet you. Recordar algo. Quiere decir vivirlo ahora como por la primera vez. Ma dacci va, Sabrina, di su. Quattro lingue. Oh sì, e senza contare il mio italiano, eh? E conosce anche il giapponese, no? No, no, non ne credo. Sa cos'è? I giapponesi dicono piacere di conoscerla, il mio nome è Sabrina, e subito dopo aggiungono spero che a partire da questo momento mi tratterai sempre bene. Perciò l'ho abbandonato. Non ha nessun senso. Ma lei si immagina se io uscissi per le strade di questo quartiere e dicessi alla gente spero che da questo momento mi tratterai sempre bene? A me sì, a me lo puoi dire. A te? Sì, sì, a me. A te. Ma se non ti vedo mai la faccia? Col suo permesso, il sole mi dà molto fastidio. Deprimersi sempre di più. Tu vi ha detto che insegna lei
Manolo? Ho lasciato il fornello acceso. Nella stessa università di Ulisse? Mi piace stare alla finestra. Manolo, quasi quasi mi fa pensare che io non le piaccio. Alla mia finestra lascio che mi giunga soltanto la parte di mondo che voglio. Tutti i giorni busso alla tua porta per salutarti, per sapere se hai bisogno di qualcosa, se vuoi un caffè. Tu entri tutte le volte che vuoi. Tu entri sempre. Alla finestra, dalla serratura della porta. Entri sempre. Devo andare a spegnere il fornello. Quando esco a lavare sul balcone, io lo so che lui è lì. E allora mi asciugo le mani, mi pettino un poco e cerco di salutarlo. Ho cercato di fare visita 2 o 3 volte. Manolo, ho fatto un caffè. Vuole un caffè, Manolo? Le ho portato un caffè. Sono la sua vicina, Manolo. Sono venuta a farle visita. Manolo? Manolo, io lo so che è lì, l'ho vista. L'ho vista dal balcone. Oh, Manolo, su, mi apra. Ma si sente bene? Manolo, vuole un caffè? Su che l'ho vista quando sono uscita a stendere le lenzuola su... Disturbo? E ho fatto un caffè, lei vuole un caffè? Io non prendo un caffè. Mio padre sta molto meglio. Sta meglio. E allora adesso si è addormentato e io sono riuscita a uscire un momentino per... Disturbo? No. Ah, chi sei tu? Ce l'ha fatta! Sei andato. Pare che l'abbia recuperato un signore su una motocicletta. Ce l'ha fatta! Ulisse, se n'è andato! Bene! Che cosa bene. Le sembra, eh? Mamma mia, ragazzo, com'è difficile tirarle fuori una parola, eh? Di che cosa potremmo io e lei? Di qualunque cosa! Di che cosa dovrei parlare io con lei? Avanti, sentiamo. Di che cosa potrei parlare io con lei? Di suo padre, del marito con il berretto, del cane malato. Manolo, ma perché si comporta così? Io di tutto ciò non so niente. Io non ho mai lavato un lenzuolo. Non mi sono mai messo un paio di auricolari nelle orecchie. E non tengo i... per poter salire sulla moto e andarne. E odio i cani. No, è che io sto scrivendo un saggio. Sì, un saggio su come combattere la tristezza. Io ho fatto una ricerca su 100 persone depresse. Loro prima smettono di occuparsi del proprio aspetto personale, poi non hanno più voglia di lavarsi, poi cominciano a smettere di parlare, di muoversi, fino a che poi non si mobilizzano del tutto. Tutti si rimproverano qualche cosa. Meditano sulla possibilità di attentare contro le proprie vite. Tutti nascondono il motivo, ma tutti conoscono il vero motivo. E questo
Questo sa cosa vuol dire? 100 persone. 100 persone con la voglia di morire. Io di questo scrivo. 100 persone nello stesso paese che rimorginano sul suicidio. E quello che è peggio, sa cos'è? Che un tempo queste persone erano persone allegre. Un tempo erano in grado perfino di scherzare sopra le loro disgrazie. Beh, e ora, senza dubbio. Beh, suppongo che tutto ciò non le importi molto. No, no! Sangue che non se ne va nemmeno con il cloro. Non sei un leone, ragazza. Non sei un leone. Non sei un leone. Non cercare amici, né amori. E non cercare di aggiustare quello che è già rotto. Tu non hai niente e nessuno da aspettare. E sono proprio contenta che ti stia succedendo. Per aver sperato quello che non dovevi sperare. Tu non ti puoi permettere di stare nel mezzo della battaglia. Tu non sei un leone. E vuoi capire che non sei un leone, ragazzi? Tu non sei un leone. Non puoi permetterti di stare nel mezzo della battaglia. E non cercare amici, né amori. Tu non sei un leone. Non sei un leone. Oggi ho preparato un tema speciale. Voglio parlarvi della complessità, basandomi sulla figura dell'utopista Olaf Stapledon. Stapledon. Voi non conoscete quest'uomo, voi non sapete chi è Olaf Stapledon, così come non sapete nemmeno che cosa voglia dire essere utopisti. Voi venite all'università solamente a esibire ragazzine, eh? A cercare fidanzati, fidanzate, a scambiarvi inutili dischi di cattiva musica. A volte arrivate a imparare l'informatica, perché l'informatica mi sembra super, mi sembra leggera, ma non credo che impariate molto di più, quasi niente. Ma no, la merda, voi imparate la merda. Il fatto è che questo Olaf Stapledon prospetta un mondo assai complesso. Qualcuno di voi sa cosa intendo per mondo assai complesso? Per esempio, immaginate che Olaf Stapledon torni a casa dopo aver passato tutto il giorno in biblioteca. Lui ha gli occhi stanchi, ma è felice. Felice, una felicità che non conosce molta gente, non la capisce. Felice perché ha una nuova teoria. Sua moglie e i suoi figli l'aspettano seduti a tavola. Ah, la tavola è vuota, vi avverto. Sua moglie gli dice: figlio mio, non è che l'utopia mi dia molto da mangiare, eh? Ma supponiamo che non sia una donna volgare che gli dica: oh, caro, di certo l'utopia non mi fa ingrassare. Può succedere, credetemi, succede. Sì, succede. Il figlio più piccolo di Olaf
tira il piatto contro la parete e si alza dalla tavola piangendo. O viceversa. In men che non si dica, Olaf Stapledon si trova di fronte a due possibili alternative. L'alternativa utopia, oppure l'alternativa tavole e sedie incluse. Ed ecco un mondo che diventa sempre più complesso. L'individuo Olaf, di fronte a queste due alternative, propone di non sceglierne solo una, ma piuttosto tutte le alternative possibili. Non una, ma piuttosto tutte contemporaneamente. Questa alternativa, quest'altra alternativa, tutte insieme, tutto allo stesso tempo. In questo modo, Olaf Stapledon può essere filosofo e re magio e marito, studioso, responsabile, padre per tutta la vita, divorziato, ladro, cacciato dalla sua propria casa e stronzo! E tutte le alternative insieme creano un luogo nel cosmo sempre più complesso e difficile. Però tu non sei vera. Tu non sei vera. Ma tu non hai un corpo. Sotto. Manolo, mi scusi tanto, sa, il postino deve essersi sbagliato e ieri ha lasciato questa per lei a casa mia.
Lei... Lei... Ha il kimono aperto. Oh, mi scusi tanto, no. Sa, è che ho appena fatto una doccia. Fa molto caldo. Sembra una lettera ufficiale, eh? Insomma, un atto ufficiale, qualcosa di importante, ecco. C'è qualche problema, Manolo? Ma qualcuno le ha parlato di me? A me? No. Che cosa le hanno detto? Ma se lei nemmeno si sente, Manolo. No, la gente parla. Oh no, guardi, non in questo palazzo. Sa, nessuno ha il tempo di occuparsi delle glorie degli altri, figuriamoci delle pene. La gente trova sempre qualcosa di cui parlare. Va bene, ecco. Quello che dicono di lei, quello che ho sentito, oddio, no, non è che se la prende con me. Dicono che lei sia entrato forzatamente nell'appartamento di Ulisse, che se ne voglia appropriare, ecco. E poi qualcun altro dice che lei, insomma, non è proprio una stellina, ma che si lasciava amare semplicemente da Ulisse. Se qualcuno viene a chiedermelo, io dirò che voi eravate amici, molto amici. L'unica cosa che so di lui è che amava leggere buoni libri. Fase 1 del cacciatore, secondo il manuale. E poi suppongo che un giorno si sarà reso conto che casa sua non era nient'altro che un buco pieno di libri. Fase 2, invitarli nel covo. Beh, suppongo che abbia incominciato poi a stancarsi. Sì, cominciò a stancarsi. Un giorno che non aveva niente da mangiare, disse che si era stancato. E lo giurò sulla motocicletta con cui girava Marlon Brando quando andò a Cuba. No, lui si era stancato di studiare, di lottare, di preparare lezioni per ragazzini, per stupidi ragazzini che tanto non riusciranno mai a imparare nulla, perché ormai lottare non ha più senso. È quello che penso anch'io. Certo, ma per che cosa lottare? Lo sforzo ormai non ha più senso. Per quale scopo di merda uno dovrebbe lottare? Avanti, no, per che cosa? Manolo, ma perché va così? Che le succede? La gente che non pensa tanto, vive molto meglio di me. Sì, quelli che vendono pizza, dollari, i bottegai, i camionisti. I camionisti vivono molto meglio di me, anche quelli che rubano, sa? Sì, vivono molto meglio di lei, che conosce quattro lingue. E anche meglio di me, perché facciamo parte ormai di una società che se n'è andata a fare il culo. Io questo non lo posso sopportare. Io non lo sopporto. Io non lo capisco! Non mi entra nella testa. Non mi entra nella testa. Ci sei? Ma che meraviglia, Manolo! Sei depresso! Avanti, raccontami quali sono le tue idee di autocolpevolizzazione. No. Questo sì che mi piace molto. Non ho voglia di parlare. Oh, ma è proprio questo. Da quanto non ti lavi, passi la giornata a letto, non hai neanche la forza di alzare una mano o di rispondere al telefono. Non vuoi aprire la faccia? Quello che voglio è morire, ragazzi. No. Non mi diventare melodrammatico, Manolo. Annota tutto questo nel tuo saggio. Dopo aver fatto una ricerca sull'intero paese, abbiamo scoperto che ci sono alcuni individui che perdono la voglia di parlare. Un dolore nel petto. Il petto mi opprime, mi spaventa lo stomaco, piango, non so perché piango. Oh, mi sveglio con un
un sapore amaro nella bocca. Lasciami indovinare, cosa mai è potuto succedere perché Manolo, che non è uno qualunque, è il professor Manolo, cadesse in questo stato? La cosa peggiore è incontrare la gente, gli alunni, gli altri professori. Mia moglie ogni volta che mi guardava mi faceva una smorfia. E i miei figli ridevano di me. Ridevano a crepapelle quando io preparavo le lezioni a voce alta. Ti passerà, Manolo. La tua tristezza non è autentica. È falsa. No, non è falsa. Oh sì, è falsa. E sai perché? Tra una settimana se ne va. E tu tornerai ad essere il positivo di sempre. Il Manolo degli studi insopportabili. Il Manolo che aspira alle cose sublimi della vita. Sono entrato nel magazzino attraverso una finestra. Il magazzino che è dietro le aule dell'università. Bianca, Manolo! Ho fatto tutto da solo, eh? Tutto da solo. Non ho complici. Ha bisogno di piangere. E io... Non era per vedere. L'unica cosa che ho fatto è stata mettere un pochino sotto i vestiti. La gente come lei si deprime e si ruba. In un mondo in cui nessuno si vergogna più di niente, lei si deprime per aver rubato. Sì. Sì, e non era per vedere, lo giuro, non era per vedere. Erano per me, erano per i miei figli, per mia moglie, per poter vivere, no? Per poter mangiare. Per mangiare, per vendere. Ma che importanza ha, Manolo? Rubi, senza paura. Un giorno sono salito sull'autobus, ho messo la mano in tasca e non ho trovato nemmeno una moneta. E il conduttore ha allungato il braccio verso di me e ha aspettato. E io continuavo a rovistare nelle mie tasche, ma non sono riuscito a trovare nemmeno una benedetta monetina. E lui sempre così, che aspettava. E tutti che mi guardavano. E io non ho pensato a nulla, io non riuscivo a pensare. Io ho preso una manciata di fagioli neri e gliel'ho data. E il conduttore lasciò passare. Cioè, mi ha lasciato passare. Ma ci crederesti? Cioè, lui mi ha dato addirittura il suo assenso di conduttore. Ma fu una sensazione strana. Sconosciuta. E la gente, tutta la gente che spingeva nel corridoio incominciò a farsi da parte per lasciarmi passare. E se qualcuno mi sfiorava, mi diceva: oh, scusi signore, scusi signore. E io mi sono sentito un re. Da quel giorno, grazie ai fagioli neri, io ho pagato l'ingresso al Museo di Arte Contemporanea. Sono potuto salire su un taxi, comprare un paio di scarpe nuove. E la signora che me le ha vendute ha preso i suoi fagioli e mi ha detto che se ne goda, signore, e che torni presto. Grazie ai fagioli neri, io ho amato una ragazza bianca, altera, di spagnola quietudine. Non so perché. Io stesso. Io non so né il come né il perché. Perché un giorno io ho aperto la porta del magazzino? E perché poi non sono riuscito più a richiuderla? Ma la gente mi rispettava per altre cose. E adesso quella stessa gente è quella che la chiama Manolito il Nero. No, non lo sopporto. Manolito il Nero! No,
Non sopporto che la gente mi chiami Manolito il Nero! E questo che importanza ha, Manolo? Lei si riprenderà. Terrà di nuovo quello stupido sorrisetto sociale. Terrà amici. Qualche alunna sarà disposta ad essere la sua amante, Manolito. Tu parli come se sapessi. Sicuro che so. Lo so, Manolo. Lei si riprenderà. Tornerà ad essere una persona felice. Fino a quando non dovrà tornare a rubare per vivere. È il suicidio. Il suicidio con camera lenta. Anche lei piange. L'ho vista l'altro giorno. Manolito il Nero. Vieni a piangere qui, nel corridoio del palazzo. Mi sta scambiando per qualcun'altra. Non vuole che suo padre la veda e viene a piangere qui, in questo corridoio. E questo deve finire. Lei ha giurato a se stessa di non aspettarsi niente, in modo che niente possa ferirla. Con l'aiuto di Dio questo sta per finire. Dio. Il Prozac che Dio prescrive al popolo inizia a fare qualche effetto soltanto dopo 3 settimane. Io sono stanca. Non sopporto più di sentirlo tossire. Io ero pronta a prendermi cura di un bambino. Lo sei voluto per aver sperato in qualcosa? Io ero pronta a prendermi cura del mio bambino. E ho dovuto imparare a curare un vecchio. Ero pronta a prendermi cura di qualcosa che doveva crescere, fiorire, ridere. Ho dovuto imparare a curare un vecchio. A qualcosa hai aspirato? A qualcosa abbiamo aspirato, sì. Lo sei voluto? Me lo sono voluto. Ma mi passerà. Sì. A quelli come me, come te, li passa sempre. E se il vecchio tossisce, deve bere acqua. Se si pisce addosso bisogna cambiare le lenzuola. E se mio marito se ne va, goodbye Lenin. E se Ulisse se ne va? E se Ulisse se ne va? Ulisse. Una volta mio padre stava malissimo. Aveva le unghie e le labbra a viola. Allora io cominciai a gridare e gridai. E Ulisse venne subito ad aiutarlo. E si ficcò nella stanza di mio padre e gli fece la respirazione bocca a bocca. E mio padre subito aprì gli occhi. E Ulisse mi disse, sta già bene. Ma sei sicuro, Ulisse? Sì. Si pisce addosso, si caga addosso, non riconosce più nessuno, ma sta già bene. Vero, vecchiaccio? E mio padre cominciò a ridere. Ulisse lo faceva tanto ridere. E anche io non lo so, ma ridevo come una stupida l'assurdità di Ulisse. Manolo, mi scusi tanto, mi scusi, ma il postino deve essersi sbagliato e ha lasciato questa per lei a casa mia ieri. Sembra una lettera ufficiale.
Oh, mi scusi, sa, mi scusi tanto. È che ho appena fatto una doccia e fa molto caldo, eh? Sembra un atto giudiziario. C'è qualche problema, Manolo? Il postino le ha detto qualcosa? A me? No, 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 niente. Mi ha soltanto chiesto, insomma, se la conoscevo e se potevo consegnarle la lettera. Grazie. È stato un piacere. Ok, ciao. No, 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 aspetta, aspetta. Aveva qualcos'altro da dire? Oh, io? Sì, mi è parso che avesse dell'altro da dirmi. Oh, no, 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 le giuro, niente altro. Legga, legga tranquillamente la sua lettera. Oh, no, no, niente, niente. Un errore, pagare quell'errore. No, ma insomma, si decida una buona volta a dirmi quello che voleva dire. Scusi, ma perché crede che io abbia qualcosa da dirle poi? Beh, lo dicono i suoi occhi. No, niente. È una stupidaggine. Ma la dica, qualunque cosa sia, la dica. Allora, lei è quello che viene. E adesso io sono quella che sta sognando e lei si avvicina lentamente e viene nel mio sogno e mi dice di sì. Vengo a dirle di sì. Ed è nervoso. Io la rendo nervosa. No, 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 no. Io sono nervoso. E viene a dirmi di sì. Sì. E di sì a che cosa? Sì. Ti andiamo a mangiare insieme. Ah, che bello, che bello che lei si è deciso a molestarmi, Manolo. Che bello. Io ho tanto bisogno di andare a dormire tardi. Sa perché sono mesi che mi sveglio fresca come una rosa, no, senza occhi gonfi. È uno schifo svegliarsi in condizioni così buone. No, glielo giuro, Manolo. E poi a che scopo vorrei sapere svegliarsi in così buone condizioni? Lei che mi conosce dal cuore, Manolo, me lo dica. A che scopo? Senta, che cosa ne direbbe di una cenetta senza candeline, occhiatine? Che cosa ne direbbe invece di una cenetta sgradevole? Sì, sì, domani sera. Tutti a mangiare insieme con mio padre a capotavola. Sì, a vomitare spurgi. Sì, e lei ci racconterà come l'hanno buttata fuori dall'università. Sì. E come sua moglie... Mi ha cacciato di casa, sì, ha buttato i vestiti per la finestra. Certo, mentre i suoi figli urlavano, Manolita, addio, Manolita. Bravo, bravo, Alfeo. Ciao, Manolita, addio. E anche io mi siederò a tavola e racconterò del figlio che se ne sono mangiati belli. Sì, del marito che è uscito così un momentino a comprare il pane. È di tutto quello che non leggo più! Sì, l'aspetto questa sera, alle 9. Sì, stasera, alle 9. Buone fiori! Animalescamente.
perma verdastra che è una bellezza. Odora di gesso umido. Il sangue non se ne va nemmeno con il cloro. Oh. Indosso uno slip che ha perso il naso. Il cancro annerisce i polmoni. Ma qual è il salario mensile di un filosofo? 300? 400 euro? Guardi, Manolo, questa cicatrice è di parto cesareo. Io mi domando, se un figlio muore nascendo, la madre continua ad essere madre? Perché le madri che perdono i figli appena nati continuano ad avere il latte. Il latte non scompare insieme col bambino. Il latte cola e macchia i vestiti. E quando sento piangere il figlio della vicina, cola molto di più. Sì, perché la vicina canta per il suo figlioletto e non la smette di cantare per niente e per nessuno. E l'altra madre deve tapparsi i seni con l'ovatta. Si tampona i seni con l'ovatta e lava merda di vecchio. Odori, Manolo, deve odorarmi le unghie. Questi segni dei punti di una cicatrice sono molto antichi. Tu la cicatrice la vedi qui, ma in realtà sta nella testa. E credo che a mio marito piacesse molto. Vado un momentino, un istante, amore, a comprare il pane. Le ho mai raccontato, Manolo, che cosa disse un critico di me. Disse che la mia scrittura era semplicemente una bella scrittura e che le mie novelle preannunciavano un cambiamento stilistico nel panorama nazionale. Questo disse di me un critico. Povero Manolo. Lo schiavetto della felicità. Ma guarda chi si rivede! Il professor Manolo, sì, tornato all'apparente mondo dei vivi! Qui, sulla mia spalla, ti è sfuggito un sospiro. E beh, guarda, se lo dici un'altra volta, io ti spacco la faccia! Vattene! No. Questa volta no. Per favore, Manolo, vattene. Io ho bisogno di vedere come te ne vai. Faccia più attenzione. Allora, come le va, eh? Si trova bene nel palazzo, allora? Sì, un po' rumoroso per i miei gusti. Ma certo, forse ormai io mi sarò abituata. Sì, si sente tutto.
Sì. Quando stanno qualcuno tossisce, quando sposano un mobile, quando aprono la doccia. Si sente, sa, quando qualcuno piange in un altro appartamento. Persino i pensieri si sentono. Sa, ormai sono mesi che noi ci facciamo compagnia da balcone a balcone, no? E dico, non le sembra una cosa simpatica, ecco. Cosa? Questa cosa del balcone, eh? Sì, mi piace stare alla finestra. Che mi giunga fin lì soltanto la parte del mondo. Che vuole. È curioso perché l'unica cosa che lei sa di me è che io spendo lenzuola. Ah, no. No, no, si sbaglia, io so di più. Di più? Eh sì, io... Lo spiato. Oh! E che cosa hai riuscito a scoprire? Beh, che è triste. Vabbè, può essere. Sì, ma che desidera esserlo sempre di più. Perché lei sa che se ci riesce poi ad essere triste, dico, ma poi lo sarà sempre di meno. Chissà. Sì, ma è proprio questo che lei odia, il passaggio brusco dall'allegria alla tristezza. È per questo che lei rifiuta l'allegria. Oddio, non parli così di me. Lei viene a piangere qui, in questo corridoio, perché non vuole che suo padre la veda. Scusi, come fa a sapere che è mio padre? Uomo, tossisce tutto il tempo. Ha certa ragione, è facile. E che altro? Che lei è morto il cane? No. E poi qualcos'altro? E che ha dovuto trascinare lei stessa il cane morto. Vuole che continui? Oh sì, per favore. Una volta alla settimana viene a trovarla un vecchio, allora lei gli si mette davanti e comincia a fare una specie di balletto così, un ridicolo ballo che... No, non è poi mica così ridicolo, sa? Anzi, sa che quella specie di ballo ha un suo fascino? Quando suo padre tossisce molto, lei allora deve interrompere il balletto, andare di là a cambiare il lenzuolo. Poi torna qui nella sala e riprende quella specie di ballo. Che... E poi il vecchio, a un certo punto, mette la mano in tasca, però dalla mia finestra io non riesco a vedere quanto le dà. Quanto le dà? No, a me lo può dire, sa. Quanto le dà per quella specie di ballo? No. Anche io l'ho spiata. E lei ha la faccia di una brava persona. Sì, suppongo sia la faccia di un povero diavolo. Lei vive nascosto nell'appartamento di Ulisse. Ma se a me vengono a domandarlo, io dirò che voi eravate amici. Molto amici. Lei è Ulisse. Perché non voglio che la caccino dall'edificio. Però quando lei può... Cosa? Niente. No, dica, lei stava per dire qualcosa, poi si è zittita. No, è certo, lei stava per dire qualcosa e poi non ha usato. Sì, però era una di quelle cose che poi non si dovrebbero mai dire, quindi... Ma dico lo stesso, qualunque cosa sia. Si ricorda che noi ci siamo già conosciuti dal balcone. Lo so, però io dopo che ho detto una cosa del genere poi mi sento così ridicola. Lei per me non sarà mai ridicola. Per favore, ci siamo già conosciuti. No. Vabbè. Però, se io le confesso una cosa, lei poi trova il coraggio di dire quello che voleva dire. Va bene, ok, lo prometto, ok. A volte io la sogno. Sì, per guardarla in faccia. Se io non la sognassi, noi non ci saremmo mai guardati in faccia.
voglia, quando può, noi possiamo prendere un caffè, mangiare insieme. Non facciamo male a nessuno se ci facciamo compagnia per un poco. L'aspetto questa sera. Venga, la prego, perché io non ce la faccio più. Ho bisogno che qualcuno, che chiunque, che lei venga a trovarmi. Ho bisogno di parlare con qualcuno e ho bisogno che lei ed io, se è possibile, che lei ed io. Abbiamo letto insieme senza troppi preamboli. Io mi spoglierò per lei, perché tanto non mi spoglio più per nessuno e lei sta sempre a leggere. Io sono anni che non scrivo più nemmeno un rigo e mi sono spogliata qualche volta solo per necessità, ma questo non ha nessuna importanza. Io mi sono spogliata molte volte per $1 e ho le mani sotto le unghie puzzano di merda e voglio farlo con lei oggi stesso e voglio raccontarle il romanzo che ho nella mia testa. Io ho bisogno di andare a letto con lei oggi stesso. Venga a casa mia e prima di salutarmi mi tolga la blusa. Io non scriverò un altro romanzo perché non ne ho il tempo. E lei però potrebbe ascoltare il romanzo che io custodisco nella mia testa se mi toglie la blusa. Venga a casa mia, la prego. Ho bisogno di farlo con lei oggi stesso. Dal balcone ho scelto lei. Noi ci conosciamo già, è giusto che sia lei. Manolo, per favore, venga a letto con me e lo prenda per un fatto letterario. Perché non me l'ha detto prima? Mia moglie mi ha scritto. Vuole che io torni a casa, che non vuole più il divorzio. Dice che lei e i bambini mi stanno aspettando. E sulla lettera c'erano delle macchie, proprio come si è avvisticato sopra ogni parola, sai? Sai, mia moglie... Ma mi scusi, quello era uno scherzo! No. Era, sai, una barzelletta, una di quelle cose che si fanno così. No, mia moglie non sa dire grandi cose, sai? È un po' in corta, un sacco di errori di ortografia. Forse non dovevo, forse l'ho turbata con uno scherzo. No, questa volta sono andato proprio le parole... Proprio quelle giuste, belle, che io possiamo tornare insieme, i bambini ci stanno aspettando, possiamo ricominciare da casa, posso trovare un nuovo lavoro. Non dovevo, lo so. Pensi, lei stessa parlerà con un suo amico per farmi assumere in una ditta straniera. Segretario in una ditta straniera, sì, è bello, no? È bello che mia moglie si preoccupi per me, no? Certo, tutto bene allora, Manolo. Quindi da quello che ho capito, lei se ne va questa sera. Sì, perché lei stessa ha trovato la macchina, bene. Lei stessa verrà a prendermi con i bambini che poi sono grandi. Però, sai, qualunque cosa facciano, qualunque cosa dicono, per me sono sempre i miei bambini. Certo. Lei lo capisce. Capisco, Manolo, capisco perfettamente. Adesso lei ha tante cose da fare, deve preparare le sue cose, quindi vada, Manolo, non si preoccupi, vada. Che passi una buona notte. Questo edificio è molto tranquillo. Troppo tranquillo. Mesi senza che lei veda la faccia di un vicino. Lei può questa notte stessa, nessuno se ne accorgerà. Molto tranquillo. Troppo tranquillo. Possono passare mesi senza vedere la faccia di un vicino. Senta, faccio più attenzione. Senta, faccio più attenzione. Questa notte stessa. Senta.
faccio più. Faccio più. Quello che succede è che è questo. Io vorrei che, se possibile, ecco, vorrei chiederle un piacere. Cioè, voglio che mi dica lei cosa farebbe al mio posto. Cioè, voglio dire, se lei fosse me. Non so, certo, lei non è me, io non sono lei, però supponendo che lei fosse me, supponendo che lei mi conosca bene, che sappia come io la penso, supponendo che dal balcone lei possa sapere esattamente come la penso io. Non si preoccupi, nessuno è venuto a domandarmi. Acqua in bocca. Io non ho visto nessuno, non so niente. E per mio padre stia tranquillo, nessuno viene a fare domande a un vecchio. E adesso deve scusarmi, ho una orrenda montagna di lenzuola da lavare. Dal balcone io ho sempre avuto questa sensazione. Siempre que te pregunto, ¿cuándo, cómo y dónde? Siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.